Buongiorno, è il 20 agosto 2022. Adesso andrò a leggere la lettera che è stata pubblicata in internet sul sito branham.org e sul sito branhamtabernacle.org. Questa lettera è una lettera scritta dal fratello Joseph Branham, il figlio del fratello William Marion Branham, che è stato promesso da un angelo del Signore e ordinato quale profeta sul nastro. Così qui c'è il fratello Joseph Branham. Cara sposa che preme play, ogni domenica ci riuniamo e ascoltiamo il più grande ministero attuale della storia del mondo. Viviamo i momenti più gloriosi quando ci riuniamo per ascoltare la voce di Dio. È Gesù, il Figlio di Dio, che si rivela attraverso le scritture, rendendo attuale la scrittura che è stata predestinata per questo giorno, come lo era ai suoi giorni e in tutti gli altri giorni. E crederla è l'evidenza dello Spirito Santo. La vera evidenza dell'avere lo Spirito Santo non è solo andare in chiesa ogni domenica, è credere che io sono adesso, la parola per il proprio giorno. Qual è la parola per oggi? Il profeta di Dio è la parola per il giorno d'oggi e lui deve riportare il popolo alla parola, affinché la sposa riconosca il suo sposo, il suo compagno, la parola rivelata. La sua stessa vita, le sue stesse opere rivelano e rivendicano la parola di questo giorno. È di nuovo lo Spirito Santo nella Chiesa. Cristo stesso, rivelato in carne umana, al tempo della sera, proprio come aveva promesso che avrebbe fatto. Io so che questo li fa soffocare un pochino, ma dovete leggere tra le righe e guardare. Questo fa apparire l'immagine. Noi siamo la progenie reale di Abramo, la sposa. Quale fu l'ultimo segno che Abramo vide prima dell'arrivo del figlio promesso? Dio in forma di essere umano che poteva discernere i pensieri delle persone. Un uomo, non una dozzina, un singolo uomo. So che molte persone non sono d'accordo con questo, ma so che è questo, lo so. Non perché dico che voi lo diciate, perché non l'ho ricevuto da me stesso. Il mio pensiero non è il mio personale, sempre quello che esso mi ha detto. Se esso è sbagliato, allora è sbagliato, ma io non lo dico da me stesso. Dico quello che qualcun altro ha detto. Quel qualcun altro è l'Iddio che ci ha parlato e ha fatto tutte queste cose che ha fatto e che sono apparse. Vedete, quindi io so che è giusto. Stiamo ascoltando il pensiero stesso di Dio, non il pensiero di un uomo, ma di Dio. Il nostro profeta è colui che rivela la parola che è stata scritta. Noi comprendiamo che ascoltare i nastri nelle proprie case o nelle proprie chiese non è per tutti, ma per noi è l'unica maniera, l'unico modo. Amiamo sentire la voce di Dio che ci parla direttamente. Non abbiamo bisogno di interpretazioni o spiegazioni, è Dio che ci parla faccia a faccia. Questa domenica sentiremo Dio parlare e dirci come Egli ha mostrato al suo profeta una nostra anteprima sull'altro lato.
come quella sposa lo guardava fisso, gli parlava e noi eravamo insieme a lui. Stavamo camminando perfettamente davanti al Signore. Poi Dio parla attraverso il suo profeta e profetizza ancora una volta e ci dice: ce ne possono essere fuori da una parte all'altra delle nazioni, attorno al mondo, che anche questo nastro li incontri nelle loro case o le loro chiese. Vorremmo pregare, Signore, che mentre il servizio va avanti, o il nastro viene ascoltato, o qualunque posizione in cui potremmo trovarci, o in condizione, possa il grande Dio del cielo onorare questa sincerità dei nostri cuori questa mattina e guarire i bisognosi. Dai loro qualsiasi cosa di cui abbiano bisogno. Se state ascoltando i nastri e credete che sono la voce di Dio per il nostro giorno, allora qualsiasi cosa di cui abbiate bisogno, Dio parlerà attraverso il suo messaggero e dirà: dai loro qualsiasi cosa di cui abbiano bisogno. Questo può accadere solo premendo play, amico mio. Se vuoi sentire Dio parlare e interpretare la sua parola e rivelarsi attraverso la carne umana e ricevere qualsiasi cosa di cui hai bisogno, unisciti a noi domenica alle 12, orario di Jeffersonville, quando ascolteremo Dio che ci parla mentre ascolteremo la festa delle trombe, 6407-19M. Fratello Joseph Brano. Scritture da leggere prima di ascoltare il messaggio. Levitico capitolo 16. Levitico capitolo 23, versetti dal 23 al 27. Isaia 18, capitolo 18, dal versetto 1 a 3. Isaia capitolo 27, versetti 12 e 13. Apocalisse capitolo 10, versetti da 1 a 7. Apocalisse capitolo 9, versetti 13 e 14. Apocalisse capitolo 17, versetto 8. Quello conclude la lettera del fratello Joseph Brana dal Tabernacolo Brana. Ora per una testimonianza. Ho ricevuto una telefonata da un pastore in Angola e mi ha inviato un messaggio a me mi ha inviato un messaggio da un fratello che ascolta i nastri del fratello Brana in Angola, e sua moglie non è una credente e lei si trovava in ospedale a motivo di un'operazione cesario, un parto cesario per togliere il bambino, a motivo che non poteva partorirlo in maniera naturale. E durante il servizio del nastro quel giorno, mentre sua moglie si trovava all'ospedale per l'operazione, il nostro fratello stava ascoltando il fratello Brana che avrebbe pregato per i malati in quel momento. E questo fratello crede che il ministero del nastro è vivente, e così ha cominciato a cercare nelle sue tasche per un fazzolettino di preghiera da mettere sui nastri, per metterlo sulla cassa. E tutto quello che ha trovato nelle tasche era una chiave di casa, una semplice chiave di casa nelle sue tasche. E mise questa chiave sulle casse mentre il fratello Brana stava pregando, e ha creduto Dio che avrebbe ascoltato la sua preghiera. La preghiera che il profeta stava pregando era dal vivo sul nastro. Dopo il servizio ho preso questa chiave e corso verso l'ospedale per poter dare questa chiave a sua moglie, che non era credente. Di certo i dottori e le infermieri
non hanno permesso che lui entrasse a vedere sua moglie perché era già tutto pronto per l'operazione. Bene, poi per lui non era abbastanza. Così lui in qualche modo è riuscito a intrufolarsi dentro la stanza preoperatoria, si è intrufolato e è riuscito a dare questa chiave a sua moglie e gli disse: il mio profeta ha pregato sopra questa chiave. E se tu credi, Dio risponderà alla tua preghiera. Metti questa chiave sul tuo stomaco, sotto i tuoi vestiti e credi. Lasciò la stanza e immediatamente, e in 2 minuti, in accordo alla testimonianza del fratello, sua moglie ha partorito in maniera naturale senza cesario. Oh, alleluia, questo è un ministero vivente. Ora io vi darò un'altra testimonianza di una sorella molto anziana che si trovava in coma. La sua famiglia, che non è credente, ha chiamato i stregoni per rimuovere il spirito maligno di qualche sorta di animale che si trovava in lei da quando era dalla nascita. E così quel stregone venne da questa sorella mentre lei era in coma e stava morendo. E la famiglia non credente dice: ti abbiamo chiamato per poter togliere da lei, da questa nostra parente, questo spirito di animale maligno, che lo venga tolto da questa persona. E lo stregone disse: non c'è nulla che posso fare, già ogni spirito è partito via da questa signora. Ma io posso vedere che questa signora stava ascoltando qualche voce e quella voce le ha comandato a tutti quei spiriti di lasciare il corpo di quella donna anziana, e tutti gli spiriti se ne sono andati via. E già questo lavoro è già stato compiuto. Non c'è nulla che io potrei fare, poiché già lei ha ascoltato quella voce. Oh, di nuovo, lode al Signore. Lo Spirito di Dio ha persino cacciato via i spiriti maligni tramite l'ascoltare il nastro. È un ministero vivente. Lode al nome del Signore. Noi ringraziamo il Signore Gesù per averci mandato William Marion Branham per rivelare la parola del nostro giorno, di questo giorno. Ora ascoltatelo e fino alla prossima volta, che Dio vi benedica e Shalom.